Buongiorno, ingegnere, ci può parlare ancora una volta del dissenso? Mi ascolti, da dove viene il dissenso? Dico, storicamente. Non so, dai giovani? Esatto, dai giovani. E noi amiamo i giovani, noi ci ispiriamo direttamente a Don Bosco. Sa cosa diceva Don Bosco? No, mi sfugge. Basta che siate giovani perché io vi ami assai. E poi c'è un fattore che gioca a nostro vantaggio, il tempo. Cioè, in che senso? Come per i computer, gli smartphone, le automobili, che Dio le abbia in gloria. Obsolescenza programmata, obsolescenza programmata del giovane. I bambini nascono ogni giorno, no? E quindi ogni giorno ci sono nuovi giovani e nuovi giovani sostituiscono i vecchi giovani. I giovani diventano obsoleti sempre più in fretta e lo sanno e quindi cercano di stare buoni. Noi semplicemente ci mettiamo in mezzo, controlliamo il processo, lo anticipiamo, lo chiamiamo rigenerazione. Ma poi magari criticano questi giovani. Ma certo, è naturale, noi vogliamo che critichino, è proprio la loro funzione, noi la usiamo, basta che critichino qualcun altro, a caso. Che ne so, una generica critica ai tagli alla cultura, che tanto siamo tutti d'accordo, oppure una bella critica alle discriminazioni razziali, voglio vedere chi non è d'accordo. Oppure una critica all'omicidio, non lo so, ci facciamo le battaglie insieme, abbiamo inventato la critica unanime, siamo dei geni, non si scappa. Che critichino qualcosa che tutti vogliono criticare, allora sì che ci troveranno al loro fianco. Oppure una critica alla disoccupazione, alla malattia, alla morte persino. Mi Quindi scusi. O niente, si figuri. che critichino qualcosa di specifico, qualcuno di specifico, basta che non siamo noi, basta che facciano spettacoli che non portano ad alcuna azione contro il meraviglioso processo di design e reputation che stiamo attuando da più di 20 anni con grande entusiasmo e successo, ma anche fatica. Berlusconi. Esatto, il periodo di Berlusconi, ma lui è un dilettante, sa? Almeno qui ha visto come lo abbiamo fregato sulla regione. Cioè? Dica. Le spiego, loro avevano la lista con le firme false, no? Quindi per tutti questi anni hanno governato illegalmente, Sì, fino a prova contraria. certo. Ma la cosa figa è che anche noi avevamo una lista con le firme No. false, eppure quasi con lo stesso nome, pensionati di qua, pensionati di là, solo che Allora. loro hanno vinto le elezioni e quindi sono illegali, mentre noi le abbiamo perse e quindi no, così gli abbiamo lasciato tutte le magagne di questo periodo di crisi di merda e ora siamo pronti per il grande ritorno, grande Olimpiadi primaverili 2016, sarebbe meraviglioso. Grazie, ingegnere.